Buonasera a tutti e bentrovati con un nuovo appuntamento dei dopocena del laboratorio di Alterlab. La nostra associazione, nel corso della sua vita, iniziata nel dicembre 2018, ne ha già promossi diversi. E ne cito qualcuno che potete trovare sia su Pandora TV che sul nostro canale YouTube di Alterlab. Abbiamo parlato del 5G, abbiamo parlato del caso Moro, abbiamo parlato del fondamentalismo hollywoodista con Roberto Quaglia, per citarne alcuni, abbiamo parlato ovviamente del coronavirus, cercando di parlarne in termini che non fossero quelli che vengono solitamente trattati, usati dal mainstream, ma cercando di andare a approfondire la questione sotto vari aspetti. Abbiamo parlato di scuola recentemente con Danilo D'Angelo che stasera farà l'intervista a Pietro Ratto, che è il nostro graditissimo ospite, e abbiamo parlato del muro di Berlino alla fine dello scorso anno, nell'anniversario dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, presentando il libro di Giulietto Chiesa, che è stato il nostro mentore e l'ispiratore di questa associazione e che sicuramente continua a esistere nella nostra organizzazione attraverso il pensiero che ha espresso nella sua vita. Ora do la parola subito a Danilo per questo evento di stasera che speriamo possa attirare l'attenzione di tutti voi. Buonasera e grazie di essere intervenuti anche questa sera. Questa sera, appunto, come ha detto giustamente Marco, abbiamo un graditissimo ospite Pietro Ratto, Buonasera. professore di filosofia, ormai ex, posso dire, no? A tutti gli effetti, ex professore. No, 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 no. Come no? Cioè uno professore lo è per sempre, ha vinto un concorso, abilitazione, corso titoli, Ma semplicemente non eserciti più, però. non esercito, mi sono così molto Ritirato. felicemente dimesso, ma potrei andare a lavorare a insegnare da qualsiasi parte, fossi pazzo. Esatto. Autore di diversi libri e questa sera è qui con noi per presentarci il suo ultimo libro che si intitola L'industria della vaccinazione, sempre edito per Biblioteca. Dunque, Pietro, io prima di tutto, a parte farti i complimenti, come ben sai, sono un tuo ammiratore, ma farti complimenti soprattutto per la capacità che hai di districarti tra date, periodi storici, nomi, che per me sarebbe una roba veramente molto complessa e immagino che sia appunto complessa e complicato anche per te. Però in questo libro in particolare, io, se tu sei d'accordo, comincerei con che cosa non è questo libro. Ossia, questo non è un libro vax o no vax, giusto? Diciamo che se uno ambisce ad essere uno storico o uno studioso di qualsiasi tipo, in realtà non sia proprio il caso di schierarsi da nessuna parte. Diciamo che è un libro che cerca di tirar fuori tutta una serie di questioni, anche se va a cercarle sicuramente da un certo punto di vista, in una certa direzione, perché siccome un po' il mio obiettivo è sempre stato quello di andare a tirar fuori quello che normalmente resta sommerso, non necessariamente censurato, a volte anche semplicemente non messo in evidenza, che è forse la forma di censura più subdola e più interessante. Quindi è un qualcosa che se tu dici ma perché lo avete eliminato, ti rispondono no, c'era, se andavi a cercare lo trovavi facilmente o meno, ma comunque era possibile. Però non è quel tipo di storia che poi i nostri ragazzi studiano a scuola e che i nostri insegnanti insegnano a scuola. E se calcoli che poi questo si ripete anche all'università, e quindi sia per chi fa storia poi all'università, ma sia tanto più per chi la storia l'abbandona alla fine delle superiori o addirittura prima, ecco,
tutto ciò diventa assolutamente off limits e quindi diciamo irrecuperabile. E quindi l'obiettivo è quello di andare a scovare tutta una serie di cose e spiattellarle davanti alla gente in modo da far capire che forse la storia ha tutta una serie di sfaccettature che ci siamo perduti alla grande. Per cui appunto questo è un libro storico, quindi non è un libro che tratta la storia dei vaccini dal punto di vista positivo o non positivo, pro o contro, ma semplicemente fa la storia dei vaccini, diciamo così. Non li tratta nemmeno dal punto di vista scientifico, cioè non è un libro per addetti ai lavori, per medici o cose di questo genere, giusto? Dunque, intanto che sia... Non l'hai fatto con quell'intento, diciamo. Non saprei neanche farlo, logicamente non è la mia competenza. Diciamo che sia un libro storico, speriamo che lo diventi. Diciamo che comunque è un libro di storia e io ho sempre questa ambizione, un po' presunzione, mentre scrivo, nelle fasi in cui sono più coinvolto emotivamente e preso dall'enfasi, in quei momenti mi giro verso mia moglie e dico: qui stiamo riscrivendo la storia. E questo mi è capitato con i Rothschild, mi è capitato molto di più con i Rockefeller e Warburg, e mi è capitato anche questa volta. Ecco, il discorso è questo. Io non anche se ho provato, l'hai anche letto, ho provato a far subentrare all'interno delle pagine del mio libro i tecnici che potessero avere così uno spazio a disposizione per discutere sempre su queste questioni, pro o contro, però in realtà non l'hanno voluto fare. Ho constatato con una di loro che incredibilmente che cosa ci sia effettivamente dentro i vaccini non lo sa praticamente nessuno, che cosa ci fosse dentro i primi vaccini non lo sa assolutamente nessuno, ma sto parlando delle persone più esperte di questo mondo, e la ricerca rispetto a quello che agli ingredienti attuali di certi vaccini o di altri è complessa e molto costosa, e siccome probabilmente potrebbe, come si può dire, sortire effetti e risultati imbarazzanti, il risultato è che non viene assolutamente finanziata, e quindi questo è il motivo per cui, ed è uno dei problemi, si parla molto a destra e a manca, da una parte e dall'altra, ma poi certezze ce ne sono veramente poche, e questo è forse anche il problema per cui alla fine chi è chiamato, almeno come ho provato a fare io dalle pagine del mio libro attraverso diverse mail, è chiamato a discuterne, così da fare chiarezza una volta tanto, rifiuta di farlo, comunque si tira indietro. Dunque, una delle prime cose che mi ha colpito molto del tuo libro è come la storia si ripeta, no? Perché proprio dalle prime pagine, quando tu parli appunto del primo vaccino che è stato utilizzato nella storia, se non sbaglio era a metà 700 più o meno, metà fine 700, quando è stato utilizzato il primo vaccino, tra l'altro prendendolo proprio dalle, non la sapevo questa cosa qui, dalle mucche o addirittura dai cavalli, ci sono due strade diverse dalla quale che è stato cominciato. Ma la cosa che mi interessava molto di questa cosa è che da subito ci sono stati pareri discordi sia sulla validità dei vaccini e quindi sul loro utilizzo, che sulla obbligatorietà da parte appunto della popolazione di doversi vaccinare o meno. Quindi sono gli stessi temi che ritroviamo ancora oggi a 300 anni di distanza, erano esattamente gli stessi che hanno accompagnato la storia della vaccinazione già dagli albori, insomma. Dunque, intanto diciamo che come sia nato non lo sappiamo, nel senso che noi sappiamo quello che ci insegnano a scuola o che noi prendiamo dai libri di testo quando insegniamo a nostra volta a scuola, e sappiamo dunque che Jenner dalla fine del Settecento scopre questa tecnica consistente nel, diciamo così, raschiare materiale derivante dalle lesioni procurate dal vaiolo
alle mammelle delle mucche, e poi praticare delle ferite nuovamente nell'avambraccio del vaccinando e applicare questa sostanza in modo da creare questa reazione. Il motivo è che i contadini, già gli allevatori, si erano resi conto già da molti anni, addirittura decenni, che coloro che venivano contagiati dal vaiolo vaccino mentre magari accudivano le mucche o le mungevano, poi restavano immuni nei confronti poi del vaiolo umano. Nel momento in cui si diffondeva, loro non avevano problemi. Ma questa è la vulgata, nel senso che innanzitutto, come questo libro spiega, non è Jenner aver inventato il vaccino, ma si prende il merito rispetto a una pratica che alcuni contadini inglesi, uno in particolare, Benjamin Gesty, scoprono, se non erro, 26 anni prima, ma anche questo è un dato probabile ma non sicuro, perché ci sono comunque testimonianze di tentativi precedenti e quindi di tecniche di questo tipo, ma precedenti. Quindi non è né vero che sia stato lui, faccio presente che dal momento in cui lui, diciamo, a lui viene attribuito questo merito, nasce la società jenneriana e la Real Casa inglese comincia a finanziare in massa sempre di più le vaccinazioni, che vengono rese molto presto obbligatorie. Jenner diventa ricchissimo, molto potente, molto influente, quindi muore in gloria. Ecco, appunto, non è né vero che sia stato lui averlo inventato, a parte che bisognerebbe anche fare la differenziazione con la variolizzazione, che era invece questa tecnica che era stata introdotta, che si praticava in Medio Oriente, già in Turchia, già molti secoli prima, e che Lady Montagu porta in Inghilterra, che consisteva, questa è un'altra versione, consisteva invece nel prelevare siero dalle ferite di ammalati di vaiolo, ma ormai in via di guarigione, perché si guariva anche, e quindi era il cosiddetto, come si può dire, virus attenuato, diciamo così, e nel momento in cui si prelevava questo siero e si depositava in una ferita di un umano, costui aveva alcune probabilità, insomma, di poterlo contrarre in forma leggera, superarlo e immunizzarsene. In realtà questa variolizzazione era inquietante, perché produceva tantissimi morti lo stesso, e quindi questo era un problema che invece il passaggio attraverso l'animale risolve. Ma ripeto, non è neanche vero, non solo che non l'abbia inventato Jenner, ma non è neanche vero, o comunque non è neanche sicuro, come lo abbia fatto. Come sai, si dice vaccino proprio perché nasce dalle vacche, appunto attraverso questa tecnica, ma in realtà è quasi sicuro che lui non abbia utilizzato questo tipo di tecnica, perché a distanza di anni un noto medico italiano che, di fronte a una, diciamo, platea di scienziati di altissimo livello, riferisce circa la questione dei vaccini, dice: ma io credo che, e fra l'altro in un discorso molto interessante che collega il vaiolo a un problema legato quelli che venivano chiamati boa, cioè i serpenti, che erano chiamati così perché entravano e succhiavano il latte dalle mammelle delle mucche. Quindi da buoi viene boa, e anche bua, cioè il male, il dolore. Questo dottor Prelà sostiene proprio, questo professore, che tutti i mali arrivino dalle mucche in qualche maniera all'uomo, e che risalga il tutto dal momento in cui nella preistoria, in una certa fase, le donne
per una questione appunto di necessità, fecero allattare i bambini direttamente, diciamo così, attaccandoli alle mammelle delle mucche, provocando il passaggio di tutta una serie di infezioni e problemi da cui probabilmente derivano un sacco di malattie. Ecco, in questo discorso questo professore dice, secondo me, il genere non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto, avrebbe dovuto prenderlo dalle mucche. E questo fa crollare miseramente questo semplice documento originale, ripeto, di qualche anno dopo la prima vaccinazione, la teoria che invece è quella che ci propinano tutti i libri di testo e tutti i libri di storia, secondo cui questo sia avvenuto nel modo che ho descritto, cioè attraverso il passaggio da mucca a uomo. Aggiungo, sperando di non essere troppo intricato, perché sono argomenti un po' incasinati, intrecciati, aggiungo tutto il problema, come dicevi tu, non solo della come si può dire, reazione e della refrattarietà nei confronti di questa situazione, di questa pratica, per la questione dell'obbligatorietà, ma anche il fatto stesso del passaggio di questo siero dall'animale all'uomo, che per esempio in ambito religioso cattolico viene visto come una forma molto inquietante, peccaminosa di contaminazione animale-uomo e quindi una forma violenta, aggressiva e contro natura. Quindi ci sono moltissimi diversi ambiti che si schierano contro questa tecnica, le cui origini, ripeto, sono ancora assolutamente incerte e oscure. Sì, c'è questo discorso della Chiesa che effettivamente prende parte e in qualche modo influenza il resto della popolazione, quindi a stare lontana da questa pratica appunto poco chiara della vaccinazione, ma c'è anche appunto l'aspetto che hai iniziato a descrivere della obbligatorietà o meno, no, del vaccino. Cioè, queste sono delle cose veramente che a distanza di tanto tempo ritroviamo esattamente gli stessi problemi ancora nella società di oggi. Perché, per esempio, si è iniziato a pensare a rendere obbligatorio il vaccino già a quell'epoca? Come mai è stata presa questa decisione e perché invece c'erano già all'epoca alcuni che non volevano che fosse obbligatorio? Diciamo che intanto la storia è bellissima, ed è bellissima proprio perché al di là di quella cappa di noia che ci hanno insegnato opportunamente a scuola a considerare, ad associare a questa storia, proprio perché così evitiamo di andare a raschiare e a conoscere delle cose un po' troppo interessanti, è davvero capace la storia, quando si scava, di insegnarci delle cose. E di quella famosa frase retorica che tutti pronunciano e che nessuno segue adeguatamente, cioè questo studiare la storia per non commettere più gli stessi errori, che è una balla colossale, perché in realtà la storia viene studiata proprio per ripeterli nei dettagli, no? Cioè in modo da fare da utilizzarla proprio come copione, perché sai che è riuscita questa cosa e la rifai schifosamente allo stesso modo. Parlo di guerre, di persecuzioni, di pogrom, di discriminazione, ma parlo di qualsiasi schifezza in ambito storico. Invece, se imparassimo a vederla dal punto di vista di quanto sia interessante, dal punto di vista di tutti questi elementi che invece restano nell'ombra, sì, potrebbe davvero aiutarci a superare tante cose che come quella attuale, che invece all'uomo che ha una memoria soltanto a breve termine sembrano sempre nuove, no? Inedite, mai verificatesi prima. Uno studioso di storia sa che ci si è già imbattuti in certe cose, sa anche come è andata a finire, insomma, conosce un po' più a fondo la fine del romanzo, no? Almeno a cicli. Perché venne resa obbligatoria? È evidente, perché comunque funzionava e perché a fronte di situazioni di emergenza sicuramente il vaccino abbassò di parecchio la mortalità. Ci sono però, in questo
reazione positiva dei vaccini rispetto a molte epidemie gravi, ma anche gli aspetti, come si può dire, negativi o comunque le controindicazioni legate, per esempio, al fatto che se prima di diffondere un certo vaccino nei confronti di una certa malattia, e questo è un fenomeno che si riverifica a cicli nella storia, si registrava una certa mortalità nella popolazione, nel momento in cui si cominciava a diffondere il vaccino, quelli che non venivano vaccinati aumentavano di moltissimo il rischio di morirne. E quindi questo è un fenomeno piuttosto interessante che fa riflettere. Chiaramente le contrarietà furono legate proprio a questa tattica, a questa tecnica che veniva considerata violenta e comunque è una forma non so come dire, di intromissione violenta all'interno del proprio corpo. C'erano anche pratiche che per esempio erano quelle da braccio a braccio, venne usato per molto tempo questa tecnica del braccio a braccio, quindi in realtà si sfregavano le braccia ferite l'un l'altro in modo che quello già immunizzato immunizzasse il successivo. Ma questo comportava, come alcuni studi che ho citato ampiamente descrivono, comportava un passaggio di un sacco di altre malattie. E quindi il problema era che comunque ti immunizzavi da un certo virus, ma te ne beccavi un sacco di altri. Da notare, tra l'altro, la curiosità, il curioso atteggiamento della Chiesa, che fino a un certo punto vieta questa pratica o comunque la rifiuta, e ci sono illustri papi che si schierano contro la vaccinazione, considerata insomma contro natura e dunque peccaminosa. Ma nello stesso momento, il tanto citato in questi mesi Luigi Sacco, che noi abbiamo sentito più volte, tante volte citare come in forma di ospedale, no? Avendo questo ospedale preso il suo nome, Luigi Sacco riuscì invece con uno stratagemma anche piuttosto insomma basso a inventarsi un vescovo di un'altrettanta immaginaria città secondo Sacco aveva scritto una lettera, in realtà se l'era inventato tutto lui, compreso la lettera, aveva scritto una lettera a tutti i cristiani del mondo e soprattutto europei, raccomandandosi di seguire alla lettera i dettami dei medici. E io credo che sia nato da lì questa sacralità del medico, perché i medici erano stati inviati da Dio, direttamente da Dio, per salvare l'umanità dalle malattie, e quindi bisognava assolutamente sottostare alla volontà di Dio e vaccinarsi. Ora, questa cosa portò molti parroci in giro per l'Italia, qui ci riferiamo alla diffusione del vaccino all'inizio dell'Ottocento in Italia, cambiare subito idea, perché se l'aveva detto quel vescovo, non esisteva, allora assolutamente bisognava seguirla. E quindi a farsi, vorrei dire complici, ma comunque a farsi collaboratori, insomma, di questi vaccinatori, il medico vaccinatore arrivava nella nuova città, nel nuovo paese in cui bisognava vaccinare tutti, le campane suonavano, il sindaco lo aspettava in mezzo alla piazza con tutti i cittadini, ed ecco che la Chiesa è riuscita in questo modo a esercitare un ruolo molto importante nella diffusione dei vaccini. Sappiamo benissimo quanto riesca a esercitare influenza sulla nostra popolazione, quindi si è fatta carico indirettamente, perché in realtà tutto era partito da una bugia, perché Sacco si era inventato questo vescovo e persino questa lettera, ma in realtà da questo momento in avanti, per esempio, la Chiesa ha dato un apporto notevolissimo alla diffusione del vaccino in Italia. Quindi questo è un modo in cui si è propagato in Italia l'utilizzo del vaccino, l'uso del vaccino.
Tu citi, per esempio, verso nei primi del Novecento, un certo dottor Millard, che aveva invece, e questo mi riferisco sempre al discorso dell'obbligatorietà o meno di vaccinarsi, e quindi dell'essere restii o meno da parte della popolazione a farsi vaccinare. Il dottor Millard invece attuò questo metodo del contenimento, no? Basato sull'isolamento dei casi infetti, che più o meno sono le cose che si sentono come controaltare in questi giorni di Covid-19, no? Ci sono quelli che dicono che appunto bisogna fare il vaccino, bisogna prima di tutto trovare il vaccino, e ci sono quelli che dicono ma se stiamo chiusi in casa e usciamo il meno possibile non ci infettiamo tra di noi. Quindi comunque anche questo metodo, diciamo così, è un metodo che risale almeno a 100 anni fa, nel senso che appunto già nel Novecento Millard aveva trovato questo escamotage per chi non voleva vaccinarsi, giusto? Se non erro, non mi ricordo bene perché io scrivo un sacco di cose ma poi me le dimentico tutte, ma se non erro stiamo parlando del metodo Leicester o qualcosa del genere, che è diventato poi un protocollo, uno dei protocolli più seguiti per quello che riguarda il contenimento di un contagio. In realtà si chiama così perché in questa città venne fatto qualcosa di diverso rispetto alle altre, no? Si scelse il contenimento e diciamo la quarantena al posto della vaccinazione. Ma dobbiamo anche ricordarci, e in questo la storia ci aiuta, che se c'è da registrare una svolta rispetto a questa politica del contenimento e della quarantena, beh, questa va fatta risalire addirittura alla peste del 300. Che a differenza delle pesti precedenti e delle precedenti epidemie, registra per la prima volta, non subito, nel corso degli anni, registra comunque, a partire dalla città di Ragusa, tutta una serie di pratiche per il contenimento del contagio, beh, in una filosofia, diciamo così, di pensiero che, citando Foucault, potrei definire, come lui meravigliosamente ha fatto, un modo di pensarla secondo cui la gente è meglio mantenerla in vita che perderla. Perché? Ma perché sono contribuenti, pagano le tasse, insomma. Cioè, dietro alle politiche di contenimento medievale c'è questa idea per cui più gente resta in vita e più gente continuerà a contribuire col proprio lavoro e con il proprio contributo fiscale al benessere dello Stato. E stiamo parlando di un'epidemia che comunque, diciamo, falcidiò il 40% della popolazione mondiale, cioè, chiedo scusa, della popolazione europea, la peste del 300, tra il 1348 e il 1352. Quindi il contenimento ha una storia antica che parte da lì e che pian piano si affina e migliora. Che dire, sicuramente, ecco, io in una... è tutto successo in modo strano, È successo in modo strano. Io ho fatto uscire questo libro proprio nel momento in cui veniva fuori questa cosa e sembra quasi... il Burioni che tira sforna subito il libro sul virus per far cassa. Io ci lavoravo da un anno, sono arrivato alla fine, ho accelerato soltanto gli ultimi 10 giorni perché ho capito che non solo che poteva essere interessante per le persone che stavano vivendo questo, stavano cominciando forse a rischiare di vivere questo problema, perché il libro lo chiudo io il 25 di febbraio. Ma anche avevo capito che, insomma, poteva essere uno strumento che più in là sarebbe stato difficile reperire, visto che probabilmente si sarebbe creato un gran casino a livello di diffusione, di distribuzione, di possibilità di comprarlo e venderlo, eccetera. Quindi abbiamo anticipato i tempi di corsa sperando di riuscire a farcela prima di farci bloccare. E già abbiamo avuto molti boicottaggi. Ma ripeto, ci sono state molte coincidenze particolari. Una è che forse una delle ultime lezioni pubbliche che ho tenuto prima del blocco era proprio sulla peste del 300.
E poi la registrazione che ho inserito sulla mia piattaforma in abbonamento Bosco Cedro Prog parla proprio delle tecniche con cui i medici, per esempio, affrontavano il contagio della peste e curavano la peste in quegli anni, no? A metà del 300. Ebbene, non c'era sicuramente il concetto di batteri, di virus, cose del genere. La peste era considerata un veleno che veniva a passare da un uomo all'altro attraverso l'alito. E quindi bisognava stare lontani, bisognava usare le mascherine, anche se erano quelle maschere con i vecchi che usavano soprattutto i medici. Bisognava usare l'alcol per disinfettarsi. Spesso consigliavano di bere molto vino. Mi fa molto ridere, prescrizioni di uno dei più grandi medici del 300 che consiglia ai sacerdoti che devono confessare e che quindi si trovano a distanza ravvicinata con possibili malati, consiglia di tenerli più lontani e di stringere tra le mani una spugna imbevuta di aceto. Come deterrente, come scudo, no? Tra lui e l'eventuale contagiato. Ma senz'altro stiamo parlando di tutta una serie di cose che fanno pensare. Sul portale, ben poco visibile, di una chiesa ormai sconsacrata a Firenze, c'è una meravigliosa e lunga descrizione di che cosa è accaduto, in quella città durante il contagio. E a un certo punto c'è una frase che colpisce moltissimo e che ricorda molto i nostri tempi. Dice colui che l'ha scritta: in questo nostro tempo, che tra l'altro incredibilmente, adesso non vorrei tediare troppo, ma la peste del 300 in Italia parte dopo 40 giorni di terremoto nel centro-nord, una situazione terrificante che mette KO la psiche di milioni di persone già soltanto per quel motivo, e che poi lascia il posto nel momento stesso in cui il terremoto si placa, parte il contagio della peste. Tra l'altro, gli antichi, i greci sostenevano che i terremoti portassero epidemie, e quindi accade. Ebbene, in questa iscrizione a un certo punto viene detto: il padre non frequentava più il figlio non aveva più a che fare col padre. Ecco, questa forma di isolamento totale che distrugge anche gli affetti, che distrugge le relazioni, che diciamo addirittura inserisce diffidenza, paura all'interno dei rapporti più intimi. Ci sarebbe da addentrarsi a questo punto in un labirinto dove solo tu sei capace di portarci e di portarci anche fuori, poi, nel senso che una volta che il processo della vaccinazione diventò in un certo senso standardizzato, quando ci fu un protocollo da seguire per poter ottenere un vaccino che funzionasse sempre allo stesso modo e fosse più o meno sano, perché sani non sono neanche quelli che ci inoculano oggi, iniziò a venire fuori il discorso, il problema, diciamo così, delle case farmaceutiche, no? Nel senso che non è ovviamente un problema il fatto che esista una casa farmaceutica, il problema è che magari questa casa cresca sempre di più fino a diventare una multinazionale che può imporre le regole al mercato e quindi al mercato dei malati. Adesso non so se hai voglia di addentrarti appunto in questo ginepraio delle varie, come sono nate appunto queste che oggi sono delle potenti multinazionali e che gioco sporco si suppone o è abbastanza chiaro che stiano facendo, parlando per esempio in questo caso proprio di vaccini? Ma diciamo che l'origine è un pochino per tutte la stessa ed è molto affascinante, di nuovo per chi ama la storia, perché
Perché l'origine è sempre in un'antica farmacia del 6-700, a volte anche prima, fondata magari da un giovane farmacista appena diplomato, che però è geniale, che però intuisce l'importanza di un certo rimedio. Non necessariamente quindi di un vaccino, perché dipende dalle fasi, dai periodi, dalle diverse storie di queste case farmaceutiche, alcune delle quali per esempio sono nate come si può dire, l'utilizzo, il commercio in vasta scala di morfina, per esempio, che poteva servire contro il dolore, eccetera. In realtà queste case farmaceutiche vengono gestite di padre in figlio, no? Quindi da delle famiglie i cui esponenti, soprattutto i cui capostipiti, si rendono conto della possibilità di associare a un certo rimedio adesso noi diremmo un marketing, o comunque una promozione e una commercializzazione tali da poter poi accumulare dei soldi, reinvestire e crescere sempre di più. Insomma, c'è questa mentalità capitalistica che, come sappiamo, è stata in qualche maniera individuata all'interno della fede protestante, no? L'etica protestante, lo spirito del capitalismo, no? Il famoso monumento, no? L'opera monumentale in questo senso. Ma anche qui c'è una interessante interpretazione molto recente, secondo cui la mentalità capitalistica addirittura probabilmente parte, o comunque le condizioni del capitalismo partono già, guarda caso, e ci risiamo con la peste del 300. Perché? Perché quella peste porta a una riduzione fortissima della popolazione, quindi la gente è molto di meno, se tu hai bisogno di far fare un lavoro non hai la possibilità di scelta e devi farlo fare per forza lui perché nella tua città è rimasto solo quell'idraulico, dico questa sciocchezza per dire, che quindi può fare il prezzo che vuole. Il passaggio di padre in figlio dell'eredità è ormai, diciamo, un passaggio che prevede ben pochi eredi perché la stragrande maggioranza sono morti. E quindi che cosa succede? Succede che il patrimonio ereditario viene a suddividersi pochissimo, quindi si crea una forma di polarizzazione della ricchezza che porta quindi a una buona, diciamo, base per poi un reinvestimento e una capitalizzazione, no? Una mentalità capitalistica. Le sporcizie, le schifezze, non so come dire, sicuramente questo libro, e non solo questo libro, mette in luce come l'obiettivo principale di una multinazionale farmaceutica, ma sin dalle sue origini, quindi sin da quando era una bottega e man mano che cresce sempre di più, non è certo quello della salute. Non è che possiamo nascondercelo, anche perché banalmente, facendo un ragionamento stupido, se la salute dovesse essere l'obiettivo, delle case farmaceutiche, significherebbe che il loro obiettivo sarebbe quello di chiudere e di fallire, no? Perché se stessimo tutti bene non ce ne sarebbe più bisogno. Allora, tutte le tattiche adottate per, come si può dire, fare più soldi possibile sui farmaci e sui vaccini, tipo quelle di boicottare i farmaci generici nel momento in cui scadono i brevetti, questo è un classico, per esempio. Per il quale molte società farmaceutiche sono finite alla sbarra e hanno dovuto poi pagare milioni se non miliardi. Oppure tattiche consistenti nel frenare il più possibile l'immissione sul mercato di un certo farmaco di nuova generazione perché si ha intenzione di
come si può dire, di massimizzare il più possibile il profitto del farmaco precedente, che si sa avere un sacco di controindicazioni, aver creato un sacco di problemi, ma piuttosto che svenderlo troppo, piuttosto che non approfittare di tutto ciò che può essere il suo potenziale, diciamo, di guadagno, continuare a sfruttarlo nonostante le controindicazioni negative e i problemi che si possono creare nelle persone, fino al momento in cui a livello di marketing si decide che si può passare a quello nuovo. I casi di denunce e di condanne per elementi, per controindicazioni e per diciamo effetti collaterali gravissimi nella somministrazione dei vaccini, ma anche di altri farmaci. Ecco, tutto questo nella dimostrazione per cui molto spesso erano consapevoli, chi gestiva queste cose sapeva benissimo il male che poteva creare o che stava creando, danno un'immagine, danno un'idea di questo mondo che, diciamo così, ed è questo secondo me il punto, quantomeno dà, come si può dire, ragione, mi spiego, della possibilità di dubitare della buona fede di queste case farmaceutiche. Cioè, l'insieme di tutte queste questioni e l'insieme di tutti questi, di queste ombre che vengono proiettate sulla storia della farmaceutica, dà se non altro adito al sospetto e quindi permette di dire, se, come minimo dubito che stiate lavorando per la mia salute e basta. Non so se mi spiego. Allora, di fronte, a fronte di una situazione in cui, ed è secondo me l'esigenza fondamentale, è comunque l'esigenza fondamentale che io avverto, e che ho cercato in qualche maniera di soddisfare nelle pagine di questo libro, salvo trovarmi il rifiuto da entrambe le parti. Ma l'esigenza, di fronte a questa esigenza di farli parlare, questi che sono, diciamo, come si può dire, i partigiani dei vaccini, e dall'altra parte quelli che invece sostengono che facciano male, o cose del genere, farli parlare fra loro, perché questa sarebbe, secondo me, la finalità fondamentale, che parlassero fra loro, ma in modo pubblico, che si confrontassero in maniera chiara, che permettessero alle persone di ascoltare, come stiamo facendo noi adesso qui, due persone che la pensano esattamente diversa e che, in modo diverso, e che riescono alla fine a convincerci, o uno o l'altro, della bontà delle proprie posizioni. Ecco, a fronte del fatto che invece questo rifiuto sia chiaro e che nessuno voglia confrontarsi con nessuno, il risultato qual è? Che l'unica cosa che secondo me si poteva mettere sul tavolo a questo punto è il dubbio, che è un pochino quello che ho sempre cercato di fare nel mio lavoro. Non pretendo di essere mai riuscito ad andare al di là dell'incutere dubbi, e d'altra parte è un po' il ruolo dell'insegnante. E allora il dubbio lo mette questo libro, lo mette non sempre solo in modo complottistico, tirando fuori un sacco di cose ma non dimostrandole. Lo mette, lo inserisce, lo suggerisce sulla base di fatti documentati che ti fanno quantomeno appunto pensare che probabilmente non sia tutto celestiale questo ambito, no? Sì, poi qui che ci stanno ascoltando ci sono medici come Fabio Burigana, che se dopo vorrà intervenire per aggiungere oppure per farti delle domande, sono ovviamente ben accetti. Sì, poi c'era tra l'altro un fenomeno che è un po' più evidente, che non è proprio fatto in buona fede, quello del payback, se mi sbaglio, si chiama quella strategia che utilizzano le case farmaceutiche per guadagnare sui loro stessi proventi. Ti ricordi di questo metodo? No, non mi dice niente in questo momento. Se hai pazienza un attimo te lo leggerei, perché mi sembra abbastanza interessante, visto che stiamo parlando di come appunto le case farmaceutiche ingannino certe volte. Allora, il fenomeno era interessante perché diceva: per non parlare poi del fenomeno chiamato payback, consistente nel reinvestire parte degli utili ricomprando le proprie stesse azioni, così da far salire le quotazioni in borsa.
Sì, queste sono tattiche finanziarie, in realtà, che con la farmacia e la medicina non hanno nulla, ma va comunque sottolineato il fatto che questo libro, alla fine, ricucendo genealogie e diciamo, assetti societari, arrivi più o meno alle solite famiglie e soprattutto dimostri come dietro a queste case farmaceutiche colossali ci stiano società finanziarie e fondi particolarmente importanti, ci sia una banca che è un colosso finanziario tra i principali e che prende il nome dalla famiglia che l'ha fondata e che contemporaneamente è entrata all'interno di una delle più grandi compagnie farmaceutiche del mondo. Sin dalle sue origini, e ci troviamo quindi di fronte a una situazione in cui una dinastia, diciamo una famiglia che gestisce una piccola farmacia, pian piano si spacca in due rami. Un ramo continua a occuparsi della farmacia che diventa sempre più grande, sempre più una multinazionale, un'azienda gigantesca, e dall'altra parte l'altro ramo che si occupa della banca di famiglia, reinvestendo gli utili in prestiti, eccetera, e questa banca diventa poi l'alleato di ferro dell'azienda farmaceutica perché hanno gli interessi in comune, sono la stessa famiglia. Allora, da una parte si fa la storia di questa banca e della forza e potenza che ha avuto per poter tirar fuori questa grande casa farmaceutica che appartiene alla stessa famiglia, dall'altra si fa riferimento, sempre in questo libro, a una compagnia petrolifera tra le più grandi al mondo, che di fatto controlla una delle più grandi aziende multinazionali farmaceutiche. Quindi questi meccanismi, come quello che tu a cui tu ti riferisci, sono semplici, semplici tra virgolette, ma comunque voglio dire, sono i normali trucchi finanziari che adotta un esperto conoscitore di questo genere di ambienti e di mercati, ma in realtà, che come tu puoi immaginare, poco hanno a che fare con la nostra salute e con la missione, no? Del miglioramento delle condizioni di vita, eccetera, dell'umanità. In una società capitalistica come l'attuale, non è che mi meravigli più di tanto che una multinazionale che faccia bamboline o che faccia farmaci ci voglia guadagnare, no? Cioè, ovviamente ce lo si può aspettare. Forse proprio perché è un'azienda che produce farmaci, non dobbiamo aspettarci che siano loro ad autoregolamentarsi, ma forse ci sarebbe bisogno di alcune regole particolari e non si può trattare la sanità come qualunque altro tipo di bene di consumo materiale e quindi poterlo lasciare in mano appunto a chi gestisce queste cose, queste medicine, medicinali e quindi ovviamente anche ci dovrebbero essere degli organismi. Penso magari sovranazionali pubblici e non che siano al soldo di privati e che quindi poi dicano delle cose o diano dei risultati a dei test che comprovino la validità o meno del farmaco, che ovviamente sono di parte perché appunto sono in mano ai privati, se non in molti casi alle stesse case farmaceutiche. Quello che voglio dire è che in un mondo come l'attuale, dove è ovvio che ci sia la corsa al guadagnare sempre di più, ci dovrebbero essere delle iniziative di politici di ogni governo, di ogni paese, che riescano a mettere dei tetti, limiti a quello che una multinazionale della farmacologia può fare o non può fare. Sì, invece come sai, e nel libro lo si esplicita o comunque vi si accenna verso la parte finale, i conflitti di interesse in questo ambito sono alla grande, il legame e la collusione tra la politica e
queste società farmaceutiche è fortissima, fortissima. E poi diciamocelo, i politici che dovrebbero contrastare questo tipo di atteggiamento hanno esattamente la stessa mentalità che hanno quelli che gestiscono le aziende, se non sono proprio gli stessi. Cioè, per tutti i soldi sono la prima cosa ormai. E come tu ben sai, e come riferendomi a un argomento a te molto caro e che ci ha avvicinati molto, purtroppo quello che manca è un'educazione a partire dalla scuola, che insegni e che proponga valori diversi da quelli che invece ormai sembrano essere l'unico valore, quello del denaro, del dio denaro, che quindi non impedisce assolutamente questo genere di conflitti di interesse. Faccio soltanto l'esempio della Gilead o Gilead, che è in questo momento in lizza per il più efficace antivirale anche in relazione al Covid-19, è praticamente l'antivirale considerato numero uno, quello che dovrebbe essere più efficace, ma stiamo parlando di una grande multinazionale americana che è stata in mano a Donald Rumsfeld e quindi a uno dei falchi di Bush Junior, e stiamo parlando della stessa multinazionale che è al centro di quella famosa questione di una decina di anni fa, di un virus che venne fatto passare per un virus in grado di fare il passaggio dall'uomo, dall'animale all'uomo, e quindi riuscì a commercializzare una quantità elevatissima di farmaci contro questo virus, che invece mai fece questo passaggio. Quindi siamo di fronte a situazioni in cui i dati vengono sfalsati completamente, falsificati completamente, per l'unico obiettivo che appunto resta quello. E stiamo parlando in questo caso di una multinazionale che è stata guidata a lungo, in qualità di presidente, appunto da uno dei politici americani repubblicani più in vista del nostro secolo, insomma, quantomeno della seconda metà No, anzi, del terzo millennio, insomma, dall'inizio degli anni 2000. Ho visto che tu sei uno storico, e visto che hai appunto esordito dicendo che la storia dovrebbe insegnarci a imparare alcune cose, lezioni, e che poi invece in realtà non le impariamo mai, no? Allora mi chiedo e ti chiedo, esulando un pochettino da quello che è il tema dell'intervista di stasera, dopo tanti anni che sei impegnato, diciamo così, nel sociale, come siamo tutti noi ultimamente, ma hai pensato a quale potrebbe essere la lezione del passato che dovremmo applicare oggi per uscire dalla situazione in cui ci troviamo? Non parlo di quella del coronavirus, ma parlo più di una situazione generale di politica sociale, diciamo. Dunque, sì, la storia serve per dovrebbe servire per imparare a non sbagliare, mentre serve appunto, come dicevo, per migliorare gli aspetti negativi e aumentare sempre di più i profitti. Basti pensare a Hitler e a quanto Hitler abbia studiato, per esempio, i pogrom in Armenia per poterli così prendere a modello per la sua politica di segregazione, eccetera. Ma lo stesso Hitler, basta leggere il Mein Kampf per rendersi conto di quanto, e so benissimo che quando si ricordano queste cose si sconvolgono moltissime persone, ma di quanto Hitler ripetutamente dalle pagine di quel suo libro così di successo dal 1925 in poi prenda ad esempio la Chiesa cattolica. E in questa sua capacità di indottrinare, in questa sua capacità di, come si può dire, azzerare qualsiasi forma di dissenso attraverso la persecuzione delle eresie millenaria, attraverso la sua capacità, dice Hitler, di scegliere i suoi uomini tra la gente del popolo, cioè i sacerdoti, in modo che la gente si identifichi con questi personaggi e quindi li segua ciecamente.
tutta una, addirittura l'uso, che ne so, del fumo delle candele per stordire in chiesa e rendere meno critici, sciocchezze varie, ma in realtà non so quanto sciocchezze. In realtà questo è un esempio di come chi studia la storia spesso lo fa nell'altra direzione, cioè con l'obiettivo di nuocere e di peggiorarla. Che cosa può aiutarci? Io non lo so, perché la storia è una galleria di orrori e quindi credo che ripeto, si possa attingere molto più gli aspetti negativi che non quelli positivi. Quello che io nella mia ignoranza e forse appunto nella mia visione molto limitata credo è che in una fase precapitalistica le cose andassero meglio. In una fase in cui l'uomo, io mi riferisco per esempio a quello che dice Rousseau nel contratto sociale, per esempio, l'idea, ma non solo, l'idea di una società in cui non ci sia, chiaramente, come si può dire, non possa non esserci la proprietà privata, in quanto, dice Rousseau, anche se non è naturale, comunque è un qualcosa ormai a cui siamo talmente avvezzi che non possiamo più rinunciare a questo. Però che questa proprietà privata sia ugualmente distribuita, che nessuno lavori per altri, ma che ognuno lavori per sé, che ognuno lavori seguendo le proprie inclinazioni, la propria natura, e che si svegli la mattina e si metta a arare il suo campo, poi aggiusti le scarpe dei figli, poi ripari il tavolo della cucina, e quindi lavori in una mentalità che è appunto precapitalistica, lavori per fare in modo che la sua famiglia, che lui e la propria famiglia, in maniera serena, non so come dire, ma senza questa eccessiva specializzazione, per cui in realtà, come invece avverrà dopo, c'è quello che sa soltanto questo e quello che sa soltanto quell'altro, e quindi gli esperti, noi siamo la società degli esperti, no? In cui ognuno sa una cosa e tu non puoi, pensate alla questione delle fake news, pensiamo anche solo alla questione di questa task force, no? Il quale è sempre il concetto alla base di tutto, tu che ne sai, tu ti occupi di storia, anzi sono capace anche di dire tu non sai una mazza neanche di storia, quindi a quel punto ti distruggono, perché se c'è un medico che comincia a dire che i vaccini non vanno bene, automaticamente non è neanche un medico, è un idiota e basta. Ma tanto più se non lo dice se lo dice uno che non è medico, è finita, cioè tu che ne sai. Ma lo stesso medico deve essere specializzato, perché se è specializzato in una cosa diversa da quella della virologia, allora a quel punto, teniamo conto, qualcuno recentemente faceva notare, fino a 2 o 3 mesi fa nemmeno sapevamo chi fossero i virologi, ora parliamo di virologi dalla mattina alla sera, no? Però è proprio questa la questione, l'eccessiva separazione delle competenze porta ognuno a lavorare per qualcun altro e quindi ognuno a essere ricattabile dal resto del gruppo, da chi gestisce l'azienda per cui lavora, e nello stesso momento nessuno è autorizzato a dire niente, perché nessuno può dire niente che esca al di fuori del proprio quadratino. Se calcoliamo che un ortopedico non vuol dire niente, il termine ortopedico, perché se tu hai male al ginocchio devi andare dall'ortopedico che si occupa di ginocchia, e c'è pure il rischio che ti dica che lui si occupa solo di ginocchi destri, per cui per i sinistri te ne vai dall'altro. Il risultato è che in questo modo non abbiamo la possibilità di interessarci o di prendere posizione rispetto all'altro, perché siamo tutti esperti e tutti ignoranti. Io credo che un tempo in cui ognuno di noi si prendeva cura della propria casa, della propria famiglia, e le nonne con i loro rimedi curavano i nipoti con le erbe senza tanti problemi, fosse un tempo migliore. Aggiungo, per essere ancora più prolisso, che in realtà anche la storia, che il nostro progresso
ci ha finalmente permesso di allungare le aspettative di vita, è una balla colossale se uno si occupa di storia, è una balla enorme. Innanzitutto, che ne so, se tu studi quelli che sono i personaggi dell'antichità, cioè Gorgia è vissuto 109 anni, Platone è morto a 81, e via di seguito, cioè in realtà è molto raro che ci siano queste morti in base a quelle medie che vengono invece divulgate normalmente della serie, che nel Rinascimento, per dire, l'età media era 23 anni nel popolo e 32 presso i nobili. Questo è quello che viene scritto nei libri di testo, ma non è vero. È vero soltanto se ci si basa su dati statistici e su queste basi. Che cosa succede? Succede che c'era una talmente alta mortalità infantile dovuta al freddo, alle condizioni igieniche, sicuramente da questo punto di vista d'accordo, ma siccome la mortalità infantile era molto alta e nel Medioevo su 20 bambini in media 2 erano quelli che rimanevano in vita, è chiaro che su questi dati crolli la media generale, ma chi superava l'infanzia poteva arrivare tranquillamente a 80-90 anni, anche perché non c'erano tutte le porcate chimiche che si beccava a livello di smog, a livello di medicinali e cose del genere. E quindi, insomma, i rimedi della nonna o le erbe, eccetera, mi spiace molto che insomma, contraddire chi è il così, profeta e chi porta in palmo di mano l'aspetto della chimica. Ma in realtà le erbe funzionavano molto bene, insomma. Senza dimenticare che Paracelso è colui che per primo inserisce, diciamo, l'ambito chimico, ma a fronte di una precedente tradizione che non era di quel tipo, e quindi si è sempre creato tutta una situazione per cui le novità andavano a portare i precedenti ad essere degli ignoranti, e quindi i nuovi erano i veri profeti della scienza e via di seguito. È tutto un avvicendamento continuo. Ma io non credo che, per fare un po' di chiarezza da quello che stai dicendo, cioè la medicina, se non sbaglio, si definisce allopatica, la nostra medicina occidentale, ha ovviamente delle cose molto importanti, insostituibili, come ovviamente anche la chirurgia, piuttosto che tante altre, ma la medicina stessa, le stesse medicine inizialmente sono comunque prodotte da erbe, no? Anche i vecchi erboristi, i vecchi farmacisti. Io mi ricordo ancora negli anni 60 quando il farmacista faceva la pillola, no? La faceva utilizzando anche prodotti naturali. Poi ovviamente tornando al tema del libro, cioè i vaccini, una cosa che tu dici giustamente, non prendi posizione nel dire giusto o sbagliato pro o contro i vaccini o meno, però dici certo che se si sapesse con certezza cosa ci si mette dentro, che siano tutte cose con pochissimi effetti collaterali, quindi parliamo, diciamo così, di vaccini buoni, e quindi, cioè, noi saremmo più propensi ad accettare una cosa di questo genere piuttosto che doverne fare 10 obbligatoriamente dove non so neanche che cosa c'è dentro, no? Quindi non è che la medicina nel suo complesso a dover essere rivista e rivisitata assolutamente, però sicuramente certi aspetti andrebbero calmierati, come dicevamo prima, se ci fossero delle vere regole e ci fossero meno collusioni col potere politico e quello del mercato, forse riusciremo ad avere anche una medicina sana in tutti i sensi. Diciamo. Faccio l'esempio della polio, per esempio, la poliomielite, no? Insomma, quando viene fuori il vaccino, la situazione precipita in realtà, perché in Inghilterra, per esempio, che cosa succedeva? Che, insomma, intanto la poliomielite è una malattia antica come il mondo, come l'uomo, ci sono i disegni, i graffiti all'interno dei disegni, all'interno degli affreschi, all'interno delle piramidi in cui si vedono persone chiaramente affette con la fisionomia tipica di colui che ha questo tipo di problema. Però cosa succede? Che nel momento in cui
con la solita questione dell'allarme dell'emergenza si riesce ad approntare il vaccino, accade poi che questo tipo di situazione di cura porti a un bisogno sempre ancora maggiore di vaccino, sempre di più, e nello stesso momento, come dicevo prima, un aumento fortissimo della mortalità per tutti coloro che non si vaccinano e che fino a quel momento, fino al momento della nascita del vaccino, invece potevano contare su una mortalità molto più bassa. Per esempio, in questo contesto, cosa succede? Marx parla, famosa questa sua descrizione delle acque del Tamigi a Londra, in cui dice: venivano buttati sia i reflui delle fabbriche in questa seconda rivoluzione industriale piena di fumo, smog e elementi tossici, le acque nere, le acque bianche delle case, della città finivano tutte in questo fiume. E noi sappiamo che la poliomielite nasce da questo problema, no, di contatto oro-fecale. Ora, che cosa succede? Che però di poliomielite non si moriva così tanto e ci si ammalava magari, ma in forma lieve. Perché? Perché l'uomo nei secoli aveva comunque sviluppato degli anticorpi che gli permettevano di farla, ma non così grave. Nel momento in cui partono le campagne vaccinali e l'obbligo, chi si sottrae all'obbligo? Perché, come tu ti ricorderai, nel libro si parla di forme di esonero, di obiezione di coscienza, eccetera. Viene colpito da forme particolarmente virulenti di questa malattia proprio perché man mano si perdono quegli anticorpi che vengono sostituiti dall'azione del vaccino. Quindi è veramente fondamentale il progresso medico per certi aspetti. Come possiamo non negarlo rispetto agli antibiotici? La penicillina rispetto anche ai vaccini. Ci sono guerre che sono state vinte dall'esercito, da un esercito e perse da un altro perché l'esercito vittorioso era quello dei vaccinati. Gli aztechi soccombono nei confronti di Cortés proprio perché subentra il vaiolo che li falcidia tutti. Però resta il fatto che quelle forme di difesa naturale che l'uomo sviluppava, anche suo malgrado, anche a volte rischiando parecchio, vengono impoverite sempre di più da questi nuovi strumenti. E questo lato negativo non possiamo non considerarlo. Eppure se noi ci affidiamo, e parlo sempre da ignorante perché insomma io cerco più che trovare, ma se noi ci affidiamo a quello che viene passato così, da quella che è la tradizione e da quello che noi studiamo sui libri di testo, e per cui noi adesso finalmente arriviamo fino a 80 anni perché. E poi moriamo di Covid-19, insomma, comunque arriviamo fino agli 80 anni perché c'è la scienza. Però allora io voglio sapere come hanno fatto la regina Elisabetta, come hanno fatto, ma non solo ma quel famoso giardiniere di tre re inglesi che vive a cavallo tra il 4 e il 600, no? E che vive 152 anni, come cavolo ha fatto se non. Perché comunque evidentemente no, e invece cosa succede? Che noi di fronte a queste cose diciamo no, come è potuto Platone arrivare a 81 anni? Come ha potuto farlo senza gli antibiotici e senza i vaccini? Probabilmente era possibile e quindi una certa visione distorta del passato atta a glorificare il presente andrebbe riconsiderata, secondo me. Pietro, c'è un aspetto del tuo libro di cui non abbiamo parlato stasera che invece secondo te è importante e vuoi far partecipare anche gli altri di questo aspetto? Dunque, adesso a me non viene molto in mente, ce ne sono tantissimi, perché è un libro che, come al solito, in poche pagine condensa una quantità di informazioni enorme. Lo fa perché l'obiettivo è poi sempre quello, con quello che cerco di perseguire in tutti i miei libri, cioè più che dare certezze, dare spunti per poter spingere, così invogliare il lettore a continuare a cercare, a Allora, provare a capire proprio. ti faccio una domanda polemica io. Vai.
conoscendomi sai che è polemica. Nel senso, tu nei tuoi libri, appunto anche in questo del vaccino, riesci sempre in qualche modo a tirare il tuo lettore nelle tue trappole preferite, cioè ovviamente nelle solite famiglie, come hai detto anche tu prima, no? Ma quindi è casuale, cioè qualunque argomento tu vai a voler vedere, approfondire, casualmente ti riporta sempre nella stessa casa, nella stessa famiglia, oppure effettivamente tu pensi, sei convinto in qualche modo, anche se tu dici che hai tanti dubbi, ma poi alla fine, insomma, dopo tanti anni di dubbi e tante concomitanze, forse alla fine si può iniziare a credere a determinate cose, e cioè che effettivamente dietro a tutto quello che sta succedendo c'è un disegno che arriva da centinaia d'anni fa addirittura e da tre o quattro famiglie in particolare, o è sempre No, casuale la cosa? no, io non credo ai disegni. Mi spiace, lo so che normalmente scontento tutti quelli che dicono: ah, allora Ratto si è fatto comprare dai Rothschild, Ratto e tutte queste mena. In realtà io non credo ai disegni, nel senso che ci credo se queste cose me le dimostrano, se trovo. Più che io non penso che ci sia, io penso che ci sia la voglia di guadagnare il più possibile, la capacità di sfruttare sempre la vena d'oro, trovare sempre la vena giusta, farlo anche in maniera spregiudicata o illegittima, attraverso monopoli che di democratico non hanno nulla. Quindi non certo difendo, ma nello stesso momento non credo che si possa arrivare a pensare che ci siano dei disegni. Però sì, non possiamo negare e negarci, soprattutto leggendo appunto cose come quella sui Rothschild o sui Rockefeller e Warburg, che però insieme tirano in ballo decine e decine di famiglie. Non possiamo negarci che l'influenza è enorme, che il monopolio è gigantesco, che il collegamento, anzi la sudditanza della politica a questo genere di logiche imperialiste, ma da un punto di vista economico-finanziario, non sia così forte da poter pesare massicciamente sulle decisioni politiche nazionali e internazionali. E quindi a fronte di ragionamenti o di dimostrazioni come queste, diventa così piuttosto improbabile illudersi che quindi non ci sia lo zampino dietro anche a un mondo così pieno di profitti come quello della farmaceutica, no? E infatti è così, nel senso che poi si arriva lì, nel senso che poi le banche sono in mano a loro, nel senso che quelle banche che gestiscono le case farmaceutiche sono in mano a loro, le compagnie petrolifere pure, eccetera, no? Quindi non è un'ossessione, è semmai interessante perché continuo a credere nel matrimonio, ma nel senso che dell'importanza che ha il matrimonio per questo genere di crescite economiche e finanziarie. Sono pazzeschi questi matrimoni intrecciati e trovi queste famiglie che alla fine riescono sempre ad andare a imparentarsi con quelle giuste e a veder moltiplicati i loro guadagni. Sono poi famiglie che se, non tutte, ma è abbastanza un classico, che le stesse che adesso sono lì col viso d'angelo a salvarci dalla nuova epidemia, magari negli anni 30 hanno fatto un sacco di affari con il nazionalsocialismo, per esempio, no? O con i farmaci utilizzati nelle guerre, riuscendo a acquisire il monopolio di quel determinato farmaco, della penicillina, o di che cosa volete, per l'aspirina, per esempio, con la Bayer, no? Tutto questo discorso che poi di fatto ha portato addirittura recentemente una studiosa a sostenere che probabilmente secondo lei l'influenza spagnola ha fatto milioni di morti a causa del sovradosaggio spaventoso e incontrollato dell'aspirina, per giunta
dietro pressione della Bayer, che aveva da poco visto scadere il proprio brevetto e che quindi voleva il più possibile massimizzare i guadagni per quel che riusciva ancora a fare prima di lasciare l'aspirina in mano alla concorrenza. E quindi è stato creato una campagna fortissima di convincimento e di propaganda nei confronti dell'uso massiccio, ripeto, 6-7 volte le dosi massime in questo momento consigliate di aspirina. Una campagna in cui credettero soprattutto i più giovani, quelli più influenzati e diciamo conquistati dall'idea del progresso e della scienza che avrebbe salvato l'umanità anche da questa grande epidemia, che in realtà probabilmente è stata una forma di influenza associata, come lo stesso Fauci qualche anno fa ha spiegato e dimostrato, a forme di contagio batterico che si sono collegate a quella a una normale influenza, ma i cui effetti sono stati poi di fatto moltiplicati, o comunque, diciamo così, per contrastare i cui effetti si è ricorsi a delle forme di fortissimo dosaggio di aspirina che ha creato una devastazione, non so come dire, problemi molto gravi nello stomaco della gente e creato un'altissima mortalità. Quindi siamo di fronte, per esempio, un'interpretazione questa che è scioccante, che dimostra come la causa, in questo caso, non so come dire, che il metodo per curare, insomma, che la cura in realtà è quella che ha ucciso la gente, no? invece che la malattia. Io ti ringrazio tantissimo, Pietro, per essere stato nostro ospite qui stasera e lascio le domande a chi ha domande da farti. Sì, sperando di essere in grado di rispondere. Grazie, Danilo. Grazie a te. C'è Fabio Burigana che voleva parlare, si è prenotato in chat. Figurarsi, subito un medico pesante. No, ringrazio tanto, invece ho parlato tantissime cose. E una cosa proprio medica che avevo già fatto caso, però è una legge generale, che quando una vaccinazione diventa obbligatoria, i non vaccinati aumentano decisamente il rischio. Questo qua è sicuramente vero, ad esempio, per la vaccinazione contro il morbillo. La vaccinazione contro il morbillo ha fatto sì che il morbillo si spostasse verso i 25-30enni, con forme molto più severe. Probabilmente è una regola generale dei vaccini, molto, molto interessante, molto importante, di cui non si parla. E devo dire che anch'io non l'avevo focalizzata come legge generale. Molto interessante questa cosa qua, proprio una cosa strettamente medica questa. Ma andiamo più su delle domande storiche, in un certo senso. Beh, è chiaro che le industrie farmaceutiche sono delle società per azioni, sono spietate come tutte le società per azioni, cioè non c'è una morale dietro. Io dico sempre che l'imprenditore più cattivo, l'imprenditore più spietato, è sempre migliore del manager di una società per azione, che l'unico compito suo è far sì che le azioni crescano, insomma. Resto, c'è la spietatezza più completa, cioè su questo non ci sono dubbi. E l'industria farmaceutica ovviamente non si comporta esattamente in questo modo, questo non ci sono dubbi. Ecco, però i vaccini sono molto particolari rispetto agli altri farmaci, nel senso che a un certo punto è passato, e questo e qua chiedo proprio allo storico, l'idea che si possa ragionare con i vaccini in maniera diversa degli altri farmaci. Cioè, uno dei dogmi è che il vaccino non è un farmaco e non si capisce perché. Cioè, intendo dire, sarà un farmaco con i suoi vantaggi e i suoi effetti collaterali come tutti i farmaci. Già questo non si può dire. Già questo oggi in una medicina dire vabbè, il vaccino è un farmaco, avrà effetti collaterali e avrà dei vantaggi. A un certo punto della storia, per questo qua chiedo allo storico, il vaccino di colpo perde i suoi effetti collaterali oppure sono assolutamente di nessuna importanza. Ecco,
come mai succede una cosa di questo genere? Questa è proprio domanda dello storico, perché non ha senso. Ma diciamo che, grazie intanto, non è che potrei dare una data precisa, almeno io non la conosco, ma diciamo che nei tempi più recenti la valanga di denunce che sono state sporte nei confronti di case farmaceutiche colpevoli di aver messo sul mercato dei vaccini che avevano creato effetti collaterali gravi, ha portato a questa vulgata secondo cui non è vero, non sarebbe vero che esistano pericoli di questo tipo, ma anche a questioni ancora peggiori, perché in America sotto Reagan si è creato questo meccanismo, di questa regolamentazione, la nascita di un organismo che ha il compito di finanziare i risarcimenti nei confronti di coloro che vengono, come si può dire, considerati vittime del vaccino e che hanno riportato dei gravi danni, vengono risarciti attraverso questa commissione, la quale attinge dalle casse dello Stato grazie a una specifica tassa che permette, che fa sì che, come si può dire, i risarcimenti in realtà li paghi l'intera cittadinanza, no? Questa è una cosa spaventosa che dimostra in modo molto chiaro come la strettissima alleanza tra le case farmaceutiche e la politica, perché a questo punto, se noi abbiamo dei problemi con il vaccino che facciamo, ce lo paghiamo da soli, insomma, nel senso che ci dividiamo le spese, facciamo una colletta attraverso un'imposizione fiscale e la risolviamo così. Per esempio, quella storia secondo cui il legame tra vaccino e certi prodotti all'interno del vaccino e l'autismo è falso, beh, insomma, quel famoso documento della Glasgow che elenca tutte le possibili controindicazioni e tutti i casi, insomma, gli effetti collaterali, inclusi i casi di autismo, c'è. E nel libro c'è tranquillamente il link per poter arrivare al documento, un documento che il Fatto Quotidiano aveva lì per lì citato e che poi si è sempre detto essere falso, non esistente, in realtà c'è. Quindi il problema è sempre quello dei soldi, no? Quello dei risarcimenti, e quindi a quel punto è meglio negare. Certo. Ancora una domanda, sembra una domanda banale. Come dire, anch'io ho voluto fare lo storico proprio per cercare se veramente, allora, la storia dell'antipolio è una storia terribile, forse tu lo saprai, non ho letto il tuo libro, però ti assicuro che te lo prenderò. Grazie. Mi interessa molto, proprio, grazie proprio. Grazie. Non so se hai citato la storia per arrivare all'antipolio e quello che è successo nel Congo nella ricerca per l'antipolio. Quindi l'antipolio è una storia terribile, e quindi in questa mia ricerca per l'antipolio sono arrivato alla storia terribile per arrivare all'antipolio. No, Sebin è stato un grande, ce ne sono altri che hanno fatto delle cose orrende nel Congo negli anni 50, però in verità, cercando di tirar fuori il dato, ma veramente questa caduta precipitosa dei casi di poliomielite, che è successa quasi contemporaneamente effettivamente all'inizio della vaccinazione. Questa qua è una cosa che lo dico in un ambiente fra amici, perché come medico non potrei neanche porre il dubbio. È sicuramente ascrivibile alla vaccinazione, perché so che tu hai una posizione veramente neutra, come ce l'ho onestamente anch'io. O ci sono alcuni dubbi che certe malattie, come effettivamente è vero, hanno un loro decorso e a un certo punto tendono a decadere. E facendo una ricerca seria, effettivamente non sono arrivato a una risposta sicura al 100%. Solo questo dubbio qua pongo. Ecco, mi puoi dire qualcosa in relazione a questo? Ma diciamo che il dubbio resta, cioè una certezza purtroppo non c'è rispetto a questo, almeno io non l'ho trovata, anche perché comunque siamo sempre di fronte
a fonti e informazioni che in gran parte vengono, quando tanto più sono scomodo, vengono rimosse o messe in secondo piano. Sicuramente tutte le sperimentazioni che sono state in Africa, sono state fatte in Africa, interi vaccini che sono stati collaudati su bambini creando situazioni spaventose, centinaia di morti, migliaia o decine di migliaia di malformazioni o problematiche varie, sono scandali che sono finiti in tribunale e che poi sono stati, come al solito, silenziati attraverso il metodo del patteggiamento e quindi del pagamento di cifre varie. Ma comunque questo libro è disseminato. Per ogni casa farmaceutica, alla fine c'è un accenno, perché poi in realtà sarebbe un fiume, se no in piena, alle principali cause in cui è stata coinvolta, spesso non così facili da trovare. E ecco, sono valanghe i miliardi che queste case farmaceutiche stanziano soltanto già sapendo che verranno utilizzati per uscire dalle cause in tribunale. E fa parte dell'investimento. Nel momento in cui poi riescono addirittura a stipulare accordi con i governi come quello succitato, ecco che a questo punto hanno già un bel... Pensi a che tipo di... incentivo a una casa farmaceutica a rendere il proprio prodotto sempre più di qualità, se tanto sa che qualsiasi danno provocato dal suo prodotto non lo pagherà. No, è chiarissimo. È il colmo, no? Chiarissimo. Grazie molte. Grazie a lei, grazie.